Periodicamente vengono fuori i progetti di Oristano Est, figli della giunta di centro-sinistra, a suo tempo guidata da Guido Tendas. Oristano Est, una sorta di ripasso di strutture ed edifici inseriti in un progetto strategico degno di una città e un capoluogo in crescita. Progetto che ha come obiettivo il recupero di Villa Eleonora in via Vandalino Caso per farne un centro di cultura. Arte e cultura anche nell'ex Enterrisi di via Ozieri, alta formazione, nell'ex carceri militari di via Ghilarza, mentre per l'ex mattatoio nella zona industriale l'ipotesi è un suo utilizzo funzionale alla zona umida dello stagno di Santa Giusta. Come si è detto, se la città fosse in condizioni di espansione, crescita economica e demografica, l'insieme delle strutture che si intende sottoporre a interventi di restauro produttivi andrebbe pur bene, anche se Oristano è pieno di edifici che non sono più utilizzati, dalle carceri al complesso di San Francesco, l'ex sede della Banca d'Italia, quella dell'Enel e della TIM. L'azienda sanitaria locale ha le prese con la carenza di medici di base. Ha infatti pubblicato quattro avvisi per l'attribuzione di altrettanti incarichi provvisori di assistenza primaria. Vi è una novità: se non si dovesse riuscire ad assegnare l'incarico entro i termini previsti dall'avviso, i bandi resteranno aperti. Abbiamo richiesto l'inserimento di questa clausola, ha spiegato il direttore Angelo Serusi, per ampliare il ventaglio di possibilità e dare l'opportunità di partecipare a tutti i medici non appena maturati i requisiti, senza che sia necessario attendere la pubblicazione di un nuovo bando. Considerata la difficoltà a reperire medici di famiglia e l'urgenza di garantire ai cittadini l'assistenza sanitaria di base, non possiamo e non vogliamo permetterci lungaggini burocratiche. Appena abbiamo una disponibilità professionale, dobbiamo essere in grado di reclutarla. Una settimana dedicata alla disinfestazione anti-zanzare, interventi programmati dalla provincia di Oristano. Domani, 15 settembre, i trattamenti saranno effettuati nelle seguenti vie: Solferino, Vandalino Casu, Ghilarza, Gialetto, Tempio. Venerdì 16 settembre saranno prese in considerazione le vie: Gialetto, Tempio, Piazza Torrente, Lacconi, Sasartiglia, Cagliari. Sabato 17 settembre la disinfestazione si concentrerà su Viale Repubblica, Via Cagliari, Viale San Martino, Piazza San Martino, Via Agostino Ibba, Via Lisbona, Via del Porto. Lunedì 19 settembre le zone individuate: Viale San Martino, Piazza San Martino, Via Agostino Ibba, Via Lisbona, Via del Porto, Via Cagliari. I trattamenti contro gli insetti alati saranno effettuati a partire dalle ore 3:30 sino alle ore 6:30 della mattina. La provincia svolge la propria attività di prevenzione nelle aree pubbliche, ma spesso i focolai presenti in ambito privato hanno un forte ruolo sulle infestazioni. Quindi l'archeologa dottoressa Nadia Cano, funzionario della Soprintendenza di Sassari e Nuoro, è stata prescelta per dirigere la fondazione di Montebrama, ovvero l'organismo che via via è stato abilitato a gestire l'intero patrimonio archeologico di Cabras. 44 anni, bella presenza, la sua nomina è stata ufficializzata a seguito dell'audizione della terna dei candidati rimasti in gara. Con Nadia Cano in valutazione erano rimasti Momo Zucca e Paolo Sirena, entrambi con una pluralità di esperienze. Momo Zucca, docente presso l'Università di Sassari nel Consorzio 1 di Oristano e direttore dell'Antiquarium Arborense. Paolo Sirena, già direttore del Museo del Territorio Sagorona Rubia, del Museo in Tregenta ed esperienze ad Alghero. Ma la scelta è caduta su altra professionalità, evidentemente più funzionale agli obiettivi che si propone il presidente della fondazione, che ha avuto a suo tempo una nomina ministeriale come quella di Nadia Cano. Ogni uomo è un potenziale artista. La creatività è un'arte che si coltiva con stabilità e interesse. L'arte è un mezzo di comunicazione fondamentale. Ne è convinto il comune di Ghilarza, che ha promosso il progetto dal titolo Comunicare con i colori. Importante iniziativa che ha visto protagonisti per 3 giorni circa 40 ragazzi.
Il progetto, si legge nel post pubblicato sulla pagina Facebook Comune di Ghilarza, ha offerto la possibilità di espressione, di socializzazione, che in questi ultimi anni è stata messa a dura prova dalla pandemia. La creazione del murale aveva come tema la violenza contro le donne, si è riflettuto sul rispetto e la situazione delle donne d'oggi. La scelta del luogo non è stata causale, si è voluto recuperare, abbellire e riqualificare il campetto che proprio i giovani spesso utilizzano per riunirsi e praticare sport. L'espressione artistica, conclude il post, ha promosso le relazioni facendo emergere dialoghi, pensieri, emozioni e soprattutto tanto divertimento. Si svolgerà domenica 18 settembre la giornata ecologica all'isola di Mal di Ventre, evento organizzato dal Comune di Cabras e dall'area marina protetta in collaborazione con il CRES e il Ministero della Transizione Ecologica per la salvaguardia dell'area marina protetta fra le più vaste d'Italia. Auspichiamo un'ampia partecipazione soprattutto da parte delle famiglie e dei giovani, ha affermato il sindaco Andrea Abis. La tutela del territorio deve diventare sempre più un valore da fare proprio, specie a partire dall'infanzia, una forma di educazione consapevole al rispetto dell'ambiente. Il programma prevede una partenza dalle tre località di Mariermi, Torre Grande e Puzzuidu con due turni, il primo alle ore 8:30 e il secondo alle 9:30. Saranno messi a disposizione fino a 100 posti nei trasporti organizzati dagli operatori autorizzati, che saranno assegnati in ordine di iscrizione fino ad esaurimento. Gli altri partecipanti potranno raggiungere la destinazione in autonomia. La giornata si terrà compatibilmente con le condizioni meteorologiche. Prorogata al 30 ottobre, la mostra temporanea Il popolo di bronzo, allestita dal mese di giugno nell'Antiquarium Arborense, è stata promossa dalla Fondazione Oristano in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura. Raccoglie i frutti dell'appassionato lavoro dell'artista Angela De Montis in collaborazione con la città metropolitana di Cagliari, che ha creduto fermamente nell'ambizioso progetto di riproduzione in dimensioni reali dei personaggi raffigurati dalla piccola statuaria nuragica in bronzo, i famosi bronzetti con i loro abiti, le armi e gli accessori utilizzati dagli uomini e dalle donne di 3.000 anni fa. Il popolo di bronzo e l'altra mostra temporanea esposta nelle sale del museo che racconta la storia della città di Neapolis costituiscono una nuova opportunità per le scuole che vorranno visitare il museo e svolgere attività didattiche ad esse dedicate. Dal 14 settembre inoltre, per tutto il mese, la Torre di Mariano II aprirà con i seguenti orari 10, 13, 16, 19. Contingenza e programmazione, impegni seri e leali e misurabili a cui occorrerà dare riscontro alla Sardegna. Lo scrive Coldiretti in una lettera aperta indirizzata ai candidati alle elezioni politiche del 25 settembre, aspiranti a rappresentare l'isola nel prossimo Parlamento, ma anche a tutto il mondo politico, partiti e movimenti, perché si tratta di un argomento trasversale a cui bisognerà lavorare, ognuno secondo il ruolo che andrà ad occupare nei diversi livelli istituzionali, in modo sinergico. Con la nuova politica agricola comune 2023-2027, la Regione vuole dare continuità ad alcuni interventi strategici e lungimiranti per lo sviluppo del comparto, rafforzando le filiere produttive e puntando su innovazione, giovani agricoltori, lotta allo spopolamento e semplificazione delle procedure per la richiesta e l'erogazione dei contributi. Siamo aperti a un confronto che tenga conto dei contributi di tutti gli attori coinvolti, a cominciare da quello fondamentale svolto dalle organizzazioni di categoria e dal partenariato. Lo ha detto l'assessore regionale dell'agricoltura Gabriella Morgia intervenendo ieri ad Alghero al convegno organizzato da Confagricoltura La Sardegna che guarda il futuro. Libretti di risparmio e buoni fruttiferi postali continuano ad essere tra le forme di risparmio più amate dai cittadini oristanesi. In tutto il territorio provinciale infatti sono oltre 114.000 i libretti di risparmio e oltre 153.000 i buoni fruttiferi postali attualmente sottoscritti. Statisticamente si può dire che ogni cittadino della provincia oristanese detiene almeno un buono fruttifero e che 3 oristanesi su 4 sono titolari di un libretto di risparmio postale. Lunedì 19 settembre alle ore 18 all'ospitale Santi Antoni di Oristano si terrà la presentazione degli atti del corso regionale in diritto antidiscriminatorio a cura di Francesco Maria Nurra, Franco Angeli editore.
Il volume raccoglie alcune delle relazioni presentate in occasione del primo corso regionale in diritto antidiscriminatorio, un percorso formativo indirizzato a fornire a funzionari pubblici, liberi professionisti, operatori del diritto, ma anche alle cittadine e ai cittadini sensibili del proprio ruolo civico nella comunità, spunti e strumenti normativi e operativi volti alla corretta applicazione dei principi e delle norme antidiscriminatorie, specie in ambito lavorativo. Il Museo Diocesano Arborense inaugurerà venerdì 16 settembre alle ore 19 la mostra Pierpaolo Pasolini, per pura passione. In occasione dei 100 anni dalla nascita, l'artista David Parenti Urrai espone le opere realizzate nel corso degli ultimi 20 anni del suo viaggio ricerca intorno alla figura di Pierpaolo Pasolini, scrittore, poeta, drammaturgo, regista cinematografico e teatrale, protagonista indiscusso della cultura italiana del Novecento. La mostra, che è già stata ospitata a Roma e successivamente andrà a Trento, sarà visitabile il mercoledì dalle ore 10 alle ore 13, il giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 17 alle 20 fino al 27 ottobre.